Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi video in collaborazione con Fortuna di Fortuna Fashion e Makeup e il gruppo di Facebook Aiutiamoci con i canali di YouTube. Allora, sono contentissima di aver partecipato a questa collaborazione e come avrete letto dal titolo, parliamo di palette, quindi appunto le mie palette preferite. E vi mostro appunto le palette della I Your Makeup, quelle le chocolate praticamente, le palette a forma di barretta di cioccolato, eccole qui. Vi mostro giusto due o tre così aperte, anche perché qui da qualche parte vi lascio il link al video dove ve le mostravo tutte, tutta la mia collezione. Allora, vi mostro la Vice, che è quella nera, ed è praticamente una delle più belle. Quindi la Chocolate Vice, che è questa qui, guardate. Ha questi colori meravigliosi ed è anche una delle ultime uscite. Adesso so che sta per uscire la Chocolate Peach e non vedo l'ora appunto che sarà disponibile perché ne andrò a acquistare, quindi andrò a incrementare la mia collezione. Poi vi mostro proprio l'ultimissima, che è questa qui fucsia, ed è appunto questa con questi bellissimi colori. Fantastica. E poi vi voglio mostrare ecco, vi mostro questa qui, quella al cioccolato bianco, la barretta appunto cioccolatosa bianca, che ha tutti questi colori nude. E poi vabbè, che dirvi, io le amo un po' tutte perché secondo me hanno dei colori fantastici tutte. Comunque, se volete potete andare al video e vedere appunto bene tutte le palette che vi mostro. Altre palette preferite sono le famosissime Too Faced, le palette della Too Faced e la palette della Naked. Allora, della Naked io posseggo solo questa qui che è la Naked Smoky. Ve la mostro, infatti praticamente ho fatto come si suol dire la pazza per poterla acquistare, anche perché ha un certo costo, se non vado errato costa intorno alle 53. Ha questa scatolina così rigida, questo contenitore rigido, lo specchio grande grande e i colori sono questi. È appunto una smoky, ma oltre agli smoky neri, grigi, possiamo fare anche degli smoky sul marrone. Comunque è una paletta abbastanza versatile. Per le due Too Faced che posseggo, uno è la famosissima Chocolate Bar, quindi inerente appunto alle palette cioccolatose, ma questa è appunto quella originale, che vi vado a mostrare subito. Con tutta la spiegazione dentro anche per i vari look, questa scatolina qui in metallo e questi sono appunto gli ombretti. Guardate che meraviglia! Io la amo tantissimo questa palette. E poi il profumo di cioccolato che ha è meravigliosa, è meravigliosissima. Ma poi il fatto di avere anche questo contenitore così, questo scatolino in latta, credo che rende il tutto un po' più sciccosissimo. Boudoir Ace, sempre di Too Faced, che è questa qui. Guardate che meraviglia che è il packaging di questa palette, sempre la scatolina in latta, poi tutto in rilievo. E questo è appunto il suo interno. Dietro al fogliettino, qui alla brociurina indicativa dove ci sono i consigli di come fare i vari look, c'è anche lo specchietto. Comunque, questi sono tutti gli ombretti della palettina. Vedete che bella. È comunque abbastanza neutra, diciamo, quindi ha queste tonalità neutre sul rosato, però io credo che sia una palette meravigliosissima. E come fai ad utilizzare? Cioè, a me dispiace anche utilizzarle praticamente perché le amo così e le tengo proprio come se fossero ecco, componenti della mia famiglia. Allora, altre due palettine che invece sto utilizzando in questo periodo. Una è la palettina della Kiko, la numero 100, che vi ho già fatto vedere, forse ho anche realizzato un look, adesso non ricordo. E l'altra l'ho acquistata da poco ed è la palettina della linea Luxe di Avon. Allora, per quanto riguarda quella di Kiko, ve la rimostro. Ecco qui, come potete vedere, la sto utilizzando tantissimo e ha questi colori, molto particolari che sono colori appunto che vanno benissimo nella stagione autunnale e invernale, sono dei colori davvero davvero attuali, che mi piace molto, ma mi piace anche moltissimo questo colore qui.
Questo qui proprio è un colore che io sto veramente adorando. Vi faccio vedere, guardate che bello che è. Spero che qualcosa, ma poi ha anche questa cangianza, cioè è molto molto particolare. E poi l'altra palettina della Luxe di Avon è la Glamorous Roses. Dove vi dicevo appunto nel video spacchettamento che l'ho acquistata, diciamo forse prettamente per un colore, ma che comunque mi sono resa conto che è tutta bella. Guardate, c'è anche questa in questi colori qui del praticamente che battono molto sul prugna, sul violaceo. Guardate che pigmentazione e che meraviglia che è questo colore. Ecco, diciamo che a grandi linee queste sono le mie palette preferite, soprattutto almeno queste per quanto riguarda le ultime due sono le preferite del periodo, quindi sono quelle che io sto utilizzando di più. Però io amo tutte le palette che ho nella mia collezione. Comunque, care ragazze, spero che le palette preferite vi siano piaciute, fatemi sapere quali sono anche le vostre, lasciatemi un commentino giù. Mi raccomando, spolliciate. Poi sotto nell'info box troverete i link ai canali di tutte le ragazze del gruppo Facebook Aiutiamoci con i canali di YouTube che hanno partecipato a questa collaborazione. Vi mando un grandissimo bacio, ringrazio di cuore Fortuna per aver ideato questa collaborazione. Io vi aspetto al prossimo video. Vi voglio bene, ciao a tutti!